Ciao a tutti e bentrovati. Torniamo ad utilizzare Tinkercad e lo facciamo questa volta però in un modo eh, particolare. Anziché disegnare le figure direttamente con, ehm, con il mouse, quindi eh, tracciando, trascinando le varie figure, useremo un altro strumento che si chiama CodeBlocks. CodeBlocks ci permette di disegnare delle figure anche eh, molto complesse dando direttamente delle istruzioni, cioè usando dei blocchi come facevamo con Scratch. Allora oggi vorrei proporvi di disegnare una figura tipo questa, che io ho chiamato mandala 3D. Perché mandala 3D? Perché per disegnarlo useremo una cosa che avevamo imparato a fare anche con Scratch, cioè, vi faccio rivedere, disegnare il mandala usando delle figure geometriche piane. In questo caso... Lo eseguo. Viene utilizzato un eh, quadrato. Mm. Vengono disegnati 36 quadrati distanti uno dall'altro 10 gradi. Lo vediamo nei blocchi. Abbiamo un ripeti 36 volte. Cosa viene ripetuto 36 volte? La costruzione del quadrato. Abbiamo un ripeti 4 volte, 100 passi di eh, lato e 90 gradi che è l'angolo. Eh, per disegnare il quadrato e poi abbiamo questo ruota 10 gradi, appunto che ci permette di fare questa cosa. Ogni quadrato che viene disegnato, viene poi ruotata la matita in modo tale che ogni quadrato sia distante uno dall'altro di 10 gradi. Cerchiamo di fare una cosa molto simile con eh, Tinkercad. Allora andiamo in Tinkercad, assicuratevi di essere in code blocks e cliccate su crea nuovo code block. Quando si apre questa finestra, clicchiamo su nuovo progetto. Bene, adesso vi spiego un attimo come funziona code blocks. Abbiamo le nostre solite categorie come in Scratch, dove ci sono i vari blocchi, blocchi che noi possiamo prendere, trascinare in mezzo, e per vedere disegnare qualcosa all'interno del nostro piano di lavoro di Tinkercad. Ad esempio noi possiamo prendere il tetto e possiamo già cliccare sul play, qui non abbiamo bandiere verdi, clicchiamo e ci disegna il tetto. Possiamo ad esempio cambiare il colore, ad esempio lo mettiamo rosso, rieseguiamo e ce lo fa rosso. Possiamo cambiare la dimensione, diciamo di farlo ad esempio 40, rieseguiamo, vedete ce lo fa 40, attenzione che se noi usassimo la stessa figura, guardate cosa succede, rieseguiamo e chiaramente viene disegnato, ok, però partendo sempre dallo stesso punto, la cosa la vediamo ancora di più se noi prendiamo ad esempio una sfera. La inseriamo, la agganciamo, ci disegnerà. Vedete? Okay. Ogni figura viene disegnata partendo dal centro. Infatti, poi noi lavoreremo invece con lo spostamento delle figure. Tra l'altro, vi faccio notare, ruoto il piano, vedete che le figure vengono disegnate proprio partendo dal centro, eh, in maniera simmetrica da una parte e dall'altra. Se noi vogliamo cancellare i blocchi basta prenderli e trascinarli sul cestino. Ok, in questo modo. Bene, proviamo a iniziare a disegnare ehm, quella figura che vi ho fatto vedere all'inizio. Allora, per disegnare quella figura, io ho utilizzato la figura toro di base. Mm. La figura toro, se noi la facciamo partire, vedete cosa ci disegna mm, facciamo uno zoom vi ricordo che lo zoom lo fate con il mouse oppure con il più e il meno che abbiamo qui sul, sul piano comunque guardate come è fatta la figuratoria sostanzialmente è un cerchio mm, con una circonferenza vedete bella spessa che si chiama tubo e poi abbiamo un cerchio interno vuoto se noi andiamo a cliccare sulla freccia vediamo quali sono le varie eh, proprietà di questo, eh, di questo toro, a noi ci interessa in modo particolare il raggio e il tubo, il raggio è proprio la dimensione del nostro toro. Se io gli dico 20, guardate, rieseguo okay, me lo fa più grande, mm, me lo fa più grande. Se gli dico 2.5, eh, anzi gli dico 5, ci farà la parte del diciamo dello spessore del, del, di questa circonferenza di questa figura ok ce la farà più spessa vedete mm. bene allora proviamo a usare questa figura per fare quella eh, figura più complessa che vi ho fatto vedere cioè quella che io ho chiamato mandala 3d allora intanto potremmo tenerla così oppure potremmo, eh, anzi, ne dobbiamo disegnare una e poi tutte le altre devono essere disegnate e ruotate. Per semplificarci un po' la cosa, per capire bene il concetto della rotazione, vediamo intanto alcune cose. Allora, se noi andiamo nei blocchi di modifica, troviamo ruota, vediamolo, lo mettiamo qui. Allora, cominciamo a sperimentare un pochino. Allora, Andiamo a vedere cosa ci dice. Noi possiamo ruotare di 90 gradi, ad esempio, su x, y e z. Allora, cos'è x, cos'è Y e cos'è Z? Allora, X è questa linea rossa, vedete? Poi c'è Y che è questa linea verde e poi c'è z che è questa linea blu. Quindi se io prendo come base questa linea rossa. E gli dico di ruotare di 90 gradi verrà, spostata, verrà spostato questo toro in maniera perpendicolare con la linea rossa, cioè viene ruotato questo toro sulla linea rossa. Vediamo se è vero. Clicchiamo su il nostro play, avete visto è stata ruotata. Se noi diciamo di ruotarla sull'asse Y, succede il contrario, così e così. Vedete, me la metto più lenta. In Questo modo ok, allora a noi va bene anche ruotarla in questo modo, cioè la ruotiamo sull'asse quella verde, asse y, mm, in questo in modo da ottenere questo effetto. Allora, riduciamo lo spessore, lo portiamo a 1, quindi diametro, scusate, il raggio è 20, e lo spessore tubo è 1. riseguiamo, vedete che è più piccolo, e gira. Adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Noi vogliamo che questa figura sia sopra il piano, okay? non fatta in questo modo. Mm. La vogliamo tirare su in modo tale che sia proprio appoggiata sul piano. Di quanto la tireremo su, la tireremo su per il suo raggio. Abbiamo detto che è simmetricamente diviso. Mm. Viene par partiamo dal centro, viene tutto costruito partendo dal centro del nostro piano. Vuol dire che ci sarà mezzo toro sopra e mezzo sotto. Mm. Quindi, se noi vogliamo tirar su la nostra figura, la dobbiamo tirar su di 20, che è la dimensione del nostro raggio. Se guardiamo qui c'è spostamento. Dove la tiriamo su? La dobbiamo tirare su sull'asse, ok, su quella blu. Dobbiamo prenderla e tirarla su. Quindi, abbiamo detto che quella blu è la Z. Scriviamo 20. Play ed ecco cosa succede. Mm. Vedete? Benissimo. C'è un piccolo problemino ancora, non so se riuscite a vedere. Ma rimane comunque fuori un po'. Perché? Perché c'è lo spessore, il famoso tubo. Abbiamo questo 1. Come facciamo a tirarlo su completamente? Dobbiamo sommare il raggio con l'1 del tubo. Quindi 20 più 20 più 1, 21 qui dobbiamo scrivere 21, eseguiamo, ed ecco che, vedete, appoggia esattamente, sul nostro, appoggia esattamente sul nostro piano. Perfetto, torniamo indietro con lo zoom, adesso iniziamo a costruire le figure attorno. Quindi dobbiamo ripetere, seguiamo un po' la linea che avevamo detto prima con Scratch, cioè del torno di là ripeti 36 volte, noi la figura ce l'abbiamo già costruita, ok, dobbiamo ripetere, ad esempio, 36 volte e ruotare di 10 gradi, perché abbiamo detto che noi vogliamo, okay, realizzare una che ogni figura, ad esempio, sia separata di 10 gradi uno dall'altro. allora Qui abbiamo la possibilità di copiare mh? e poi di ruotare ancora, ma abbiamo anche il nostro ripeti. Prendiamo ripeti, scriviamo 36 volte, vediamo cosa succede, poi gli diciamo crea una copia, in questo modo, e poi la copia che creiamo la dobbiamo ruotare. Come la ruotiamo? La ruotiamo sempre sulla stessa asse su cui abbiamo ruotato il primo, cioè... Su quella verde, ovvero sulla Y, quindi diciamo ruota sull'asse Y di 10 gradi, in questo modo proviamo a eseguire, vedete? Aumentiamo un po' la velocità. Mettiamo ancora la velocità, guardate cosa succede. Vedete che in realtà non si ferma, gli abbiamo detto 36 volte, quindi una volta che la, ne ha disegnato uno in realtà continua ancora. Perché? Perché noi qui eh, non stiamo disegnando partendo da un angolo, ma dal centro della nostra figura. ok Stiamo disegnando partendo dal centro. Noi qui disegnavamo su un angolo di qua invece abbiamo il nostro centro come punto di riferimento. Quindi in realtà non ci servono mm, non ci servono non ci serve specificare 36, ma dobbiamo specificare la metà. Quindi 18. 36 diviso 2 18, eseguiamo e otteniamo quello che volevamo. In realtà dovremmo farne una in meno. Vediamo se riesco se notate forse un po' meno, facciamo più lenta. Vediamo così. Vedrete che in realtà ne facciamo 18, ma eh, facendo 18 copie, l'ultima copia va a mettersi sopra alla prima che abbiamo disegnato. Non è un grosso problema perché poi il risultato finale è uguale è uguale identico, ok? Okay, vedete che fa una copia ulteriore in realtà se noi facciamo noi vogliamo 18 ok ne vogliamo 18 ma dobbiamo fare 18 ripetizioni scusate ma ehm, vogliamo eh, tenere conto anche della prima quindi a noi non servono 18 ma ne servono 17 vediamo Uno.

Ok, in tutto se noi andiamo a contare i vari, i, 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 i vari semicerchi ne abbiamo 36 mm. perché noi partiamo sempre dal punto centrale, okay. fate conto che in questo caso la creazione non viene fatta su un angolo, ma proprio sull'asse centrale del nostra, e otteniamo questo tipo di sfera. Se noi andiamo a cambiare un po' di cose, tipo ad esempio. Diciamo di farla ancora più grande. Mm. Facciamo un po' uno zoom. Diciamo di farla da 40 e facciamo ancora uno spessore più piccolo. 0.1. Mm. 0.1 E adesso mettiamo però massima velocità. Ok, vedete.